Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Nel video di oggi vi voglio parlare di come passare da una fase di massa ad una fase di definizione, proprio perché anch'io in questo momento sto passando, dopo i 7-8 mesi fatti di massa, sto passando ad una fase di definizione, in più particolare di mini cut. Quindi ho pensato di fare questo video, di parlarvi di come fare e di cosa aspettarsi. Ho quindi pensato di dividerlo in quattro fasi: la prima in generale cosa aspettarsi, la seconda come impostarlo, la terza parliamo della dieta in definizione e il quarto parliamo dell'allenamento e le differenze che ci sono tra massa e definizione. Per prima cosa quindi, la riduzione calorica può avvenire sia di botto che graduale, e questo io penso che deve essere determinata da quanto grasso avete da perdere e da quanto lungo di conseguenza pensate di fare questa fase di definizione. Se voi avete tanto grasso da perdere, pensate che dovrete fare almeno 2 mesi o forse anche 3 mesi di definizione, allora lì magari dovete ridurre le calorie meglio gradualmente rispetto a che di botto, perché se voi riducete di botto, poi magari sì, perdete tanto peso all'inizio, ma poi arrivate in una fase di stallo e avete comunque un sacco di grasso ancora da perdere, e se continuate a ridurre le calorie poi non funziona e rischiate di andare in una fase di stallo. Quindi se voi sapete già che avete tanto grasso da perdere, metti avete 10 kg di grassi da perdere, non lo potete fare in un mese, quindi non potete solamente tagliare le calorie di botto, io consiglio di scendere gradualmente. Se voi stavate in massa, ad esempio io stavo in massa a 3400 calorie, e se metti devo perdere 10 kg di grasso, io so già che mi ci vorranno magari 3 mesi e quindi decido di scendere gradualmente con le calorie per questi 3 mesi, in modo da essere sicuro che appunto riesco a bruciare tutto il grasso che devo bruciare senza perdere tempo e senza mandare il mio metabolismo in tilt. Cosa vuol dire? In pratica magari diminuisco di quelle 400 calorie inizialmente, quindi faccio le prime 2 settimane a 3000, poi di nuovo magari scendo di 200 calorie a 2008, poi se vedo che non perdo peso scendo ancora. È un approccio più graduale. Invece se avete poco grasso da perdere, metti voi state in massa, volete continuare la massa, vi siete sporcati un pochino, ma volete perdere quei 2-3 kg di grasso per poi tornare in massa, allora qui si può fare un mini cut, che non è una vera e propria fase di definizione e di solito non è più lunga di 4 settimane, è intorno alle 2-4 settimane, e qui allora potrei ridurre le calorie di botto. Ad esempio io passerei dalle 3004 alle 2004 calorie, che sembra appunto ammazza, hai tagliato le calorie di 1000 calorie, però in realtà se voi lo fate per un appunto solamente 2 settimane, allora questo è un approccio più sostenibile, non dovete farlo a lungo termine, mi raccomando, ma se lo fate per 2 settimane potete tagliare di più, il deficit calorico può essere un attimino più aggressivo, perdete un po' più di peso più rapidamente per così poco tempo e poi tornate su in massa. Queste sono le differenze tra una vera e propria fase di definizione, che dovrebbe durare 2-3 mesi anche di più, e una fase di mini cut, dove dovete semplicemente perdere pochi chili di grasso e allora potete fare un deficit più aggressivo. Cosa aspettarsi quando passiamo dalla fase di massa alla fase di definizione in termini di dieta? Sicuramente nei primi giorni, nelle prime settimane avrete più fame. Per quale motivo? Perché vi dovete abituare all'importo calorico ridotto. Ovviamente in massa mangiavate tanto, il metabolismo si è attivato e lo stomaco anche un po' si è ingrandito per lasciare spazio a tutto il volume del cibo che riuscivate a mangiare. Quando andate in definizione lo stomaco si deve un attimino restringere, però all'inizio non capisce cosa sta succedendo e quindi avete comunque fame. Anche il volume del cibo in sé diminuisce se tagliate le calorie, di conseguenza i primi giorni è normalissimo avere un pochino quella sensazione di fame. Questo però di solito già dopo la prima settimana si riduce un pochino e quindi diventa un attimino più facile sostenere il deficit calorico, ma questa è un'aspettativa che dovreste avere. Se voi avete un pochino leggermente fame, vuol dire che state in deficit calorico e molto probabilmente state facendo le cose come sono. Se non avete assolutamente fame, può essere che state a mantenimento o non state a deficit calorico, può essere che avete un appetito piccolo, ma di solito passando dalla massa alla definizione, quei primi giorni sentirete un pochino di fame. Cosa aspettarsi invece in termini di allenamento? Allora, è comune pensare che una volta che entrate in fase di definizione riducete le calorie e di conseguenza l'allenamento va peggio. In realtà nelle prime 2 settimane, proprio perché avete ridotto le calorie, è un attimino uno shock al corpo e molto probabilmente la partizione o la ripartizione di nutrienti avviene
in modo migliore rispetto a quando stavate in massa. Se voi state in massa per tanto tempo, il vostro corpo è abituato a questo surplus, non usa tutti i nutrienti come li dovrebbe usare o nel modo ottimale. Una volta che voi scendete e siete in deficit calorico, il vostro corpo si risveglia un attimino e dice: cavolo, abbiamo meno energia, fammi ottimizzare il processo, fammi ottimizzare il nutrient partitioning. Per questo motivo, molto probabilmente nelle prime 2 settimane dovreste comunque riuscire a progredire, anzi, quello che dico spesso, la vostra forza in palestra in queste 2 settimane dovrebbe continuare a progredire, dovrebbero essere 2 delle settimane migliori in termini di progressi in palestra, proprio perché il vostro corpo diventa più leggero, state buttando fuori l'eccesso e il nutrient partitioning migliora e diventate più efficienti. Ogni nutriente che consumate va al punto, al posto giusto. Quindi, prime 2 settimane molto probabilmente riuscirete comunque a progredire col carico, dovreste sentirvi abbastanza bene. Però, dopo queste prime 2 settimane è normale che vi iniziate a sentire un pochino più deboli. Questo ovviamente non state dando abbastanza energia al vostro corpo, quindi ovviamente un pochino ne risentirà anche l'allenamento. Ovviamente potete contrastarlo se voi mangiate un pasto pre-workout, prendete appunto un caffè, un pre-workout prima dell'allenamento, allora durante l'allenamento potete comunque andare benissimo. E secondo me in fase di definizione comunque dovreste provare come minimo a mantenere i carichi e il volume che avete utilizzato, soprattutto se non andate veramente in un cut aggressivo al di sotto del 10% di body fat, ma molto probabilmente per la maggior parte di noi staremo comunque sopra. Quindi importante mantenere i carichi e in teoria con un buon programma, ad esempio io quando seguo il mio programma riesco comunque ad aumentare i carichi, soprattutto nei primi mesi di definizione. Un'altra cosa sicuramente da aspettarsi è che avrete meno pump e il pump in generale durerà di meno, quindi magari col surplus calorico avevate tutta quell'energia, tutti quei carboidrati, andavate in palestra e eravate veramente delle bestie, in definizione purtroppo il pump si riduce di parecchio. Siete un attimino meno gonfi, meno pieni, meno visivamente meno possenti che quando siete in massa, ma anche questo c'è da aspettarselo. Un'altra cosa è che molto probabilmente inizierete a sentire di più i pesi, quindi avrete un po' più di mali qua e là, e questo, anche questo è normale. Quando voi siete in surplus calorico in massa, il vostro corpo decisamente funziona meglio come macchina. Mentre quando state in definizione, appunto, state dando meno energia, quindi anche tutti un po' i mali, sentite più i muscoli lavorare, magari più i tendini, i legamenti, queste cose qua. Queste non sono provate dalla scienza, ma in pratica è quello che molti di noi hanno esperienza quando provate appunto a passare dalla massa alla definizione. Altra cosa, non stravolgete tutto. Io vedo ancora gente che pensa che ci sia una differenza assurda tra l'allenamento di massa e l'allenamento di definizione. In realtà dovete provare a mantenere il più possibile le variabili costanti e invariate. Per quale motivo? Se voi cambiate tutto, metti che passate da 3 minuti di recupero a 1 minuto di recupero tra ogni serie, di conseguenza il volume si abbassa, di conseguenza metti che cambiate tutti i macchinari, gli esercizi, così non sapete più qual è il vostro baseline di partenza. E il baseline di partenza è fondamentale se voi volete mantenere la vostra forza, mantenere i volumi, mantenere i carichi, mantenere la vostra massa muscolare. Quindi questa è una cosa importantissima, ancora un errore che vedo tanto, gente che pensa che ci siano differenze. Le differenze ovviamente arrivano una volta che voi siete molto molto bassi di percentuale di massa grassa e per forza di cose magari lo squat diventa difficile. Se voi state facendo una competizione di bodybuilding, fare gli squat a livelli alti con carichi elevati quando state al 7% di body fat non sarà la stessa cosa che farli al 20% di body fat, ma per la maggior parte di noi che scendiamo magari vicini al 10%, no? Molto probabilmente 11-12%, siamo comunque amateur, non siamo pro. Questo non dovrebbe essere il caso, non dovremmo stravolgere tutto, dovremmo provare a mantenere i carichi e quindi mantenere di baseline il programma che mantenevamo anche in massa. Non dovremmo ridurre i set, non dovremmo ridurre niente, soprattutto all'inizio. Questa è una cosa importantissima. Detto questo, io penso di aver detto tutto in questo video. Voglio ringraziarvi tantissimo per l'ascolto. Fatemi sapere se voi avete altre nozioni quando passate dalla massa alla definizione. Queste sono le cose che mi vengono a me di spunto, anche perché sono appena entrato io adesso in questa fase di definizione, ho appena fatto il passaggio. Spero vi sia di aiuto questo video. Mi raccomando, non fate questi errori e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao! So how does it feel to let go?